Cari amici telespettatori, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Inseguendo un Sogno. In studio con noi oggi Justin Marotta e Alessio Monaco, in arte Royal Fighter. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao. Ecco, cominciamo proprio nel dire che Alessio è un rapper e Justin invece si dedica alla musica neomelodica. Quando nasce questa passione? È da quando ero piccolo che c'ho questa passione. Nella mia famiglia è una linea di sangue perché c'è pure una cugina cantante. Allora, è da quando ero piccolo che sento queste canzoni neomelodiche e mi piacciono molto. Quindi possiamo dire che oltre a seguirle tu, le segue anche la tua famiglia, perché Sì. proprio dicevi che hai una cugina cantante, quindi dedica anche lei del tempo al neomelodico. Sì. Ecco, qual è il tuo cantante preferito? Allora, ci sono Ce ne molti sono che molti, hai mi ragione. piacciono, tipo Nico Desideri, Nico Desideri e i suoi desideri, Nancy, Luciano Caldone, ce ne sono molti Ce ne sono altri. molti, ma quella che ti colpisce di più? Dove tocchiamo il punto? Ecco, stiamo inseguendo un sogno, Nico quindi Desideri. Nico Desiderio, perché? Perché quando allora lui venne nel 2001, quando si sposò mia madre. Quindi è stato ospite al matrimonio di tua mamma. Sì. Bene, ecco, però tu non c'eri ancora. No. Ecco, hai visto forse il video Sì, dei sì. tuoi genitori. Quindi esprime per te, appartiene alla tua Una grande famiglia. emozione. È una grande emozione perché non solo è stato ospite al matrimonio dei tuoi genitori, ma anche perché esprime attraverso le sue canzoni l'amore, il Sì. sentimento, vero? Anche perché i neomelodici oggi toccano un po' tutti i sentimenti di questa vita, i valori che ci accomunano. Ecco, e tu da grande vorresti seguire? Come hobby. Come hobby, qual è la tua passione oltre il neomelodico? Perché tu adesso mi dici, io inseguo come hobby la musica neomelodica, che cosa vuoi fare da grande? Secondo me è film manager di qualche Ah, cantante. quindi il manager, quindi ti vuoi occupare di amministrazione, però rimane la passione per il neomelodico. Sì. Ecco, hai per caso scritto qualche pezzo o sei un cantante, quindi ti medesimi nella canzone, quindi Mi canti medesimo solo, nella canzone. ti medesimi nella canzone. Ci vuoi far sentire un po' un pezzettino, un piccolo pezzettino, così lo ascoltano anche i nostri telespettatori. Ci non c'è che mi lascia compagni a posto, che ho perduto sogni a fantasia, che penso sempre che tutta la vita mia, io non ce la volessi dicere, ma non c'è la faccia di, che voglio bene. Bravo, bravo Justin, bellissima voce ed abbiamo fatto ascoltare anche i nostri telespettatori la voce di Justin Marotta. Quindi puoi benissimo seguire tua cugina, Sì. magari qualche concerto lo vai a fare insieme a lei. Forse, Sì. Quest'anno no? chi ha fatto il secondo, mia cugina Sofia ha fatto il secondo lavoro discografico e ho fatto una canzone, che si chiama L'ho fatto, non c'era Leo Ferrucci, l'ho fatto io al posto di Leo Ferrucci. Quindi hai interpretato questo pezzo. Sì. E adesso parliamo dal neomelodico, dalla canzone neomelodica, passiamo a un altro genere di musica con Alessio. Ne parliamo con Alessio Monaco, ha 16 anni e in arte Royal Fighter, un rapper. Sì. Ecco, da dove nasce questa passione, Alessio? È più uno sfogo, diciamo così, perché cioè, da piccolo scrivevo poesie, poi ho conosciuto vari cantanti rap e mi sono appassionato e allora ho iniziato a scrivere qualcosa anche io. Ecco, nasce proprio questo tuo talento quindi dalla scrittura. Ti piace scrivere? Sì. Ecco, dalle poesie passi ai testi, alle canzoni. Dove prendi spunto? Su che cosa? Più o meno sui fatti che mi accadono ogni giorno. Cioè, faccio varie canzoni. Ad esempio, sono alcune, sono
diciamo, toste. Che intendi per toste? Così facciamo capire anche i nostri telespettatori. Cioè, toste nel senso nervoso. Dove... Quindi c'è uno sfogo nervoso, sì, verso la società che tu vivi. Sì, sì. No. Scrivo anche canzoni raramente, però scrivo canzoni d'amore, mm-hmm, poi sulla voglia di sognare, cose simili. Quindi siamo in un tema speciale, anche perché siamo nella puntata di Inseguendo un sogno, quindi oltre a vivere la quotidianità, tu realizzi un sogno, quello di scrivere appunto pezzi sull'amore e sul sognare. Ci vuoi far ascoltare qualcosa? Sì, posso fare qualcosa di improvvisato. Va benissimo, perfetto. Royal Fighter a voce di strada, di rime ne ho scritte talmente tante che potrei farne una saga, perché si sa che seguire una strada ripaga. In giro tutti sanno che RF spacca raga, se mi cerchi mi trovi a qualsiasi festa, a cantare perché ho solo le rime nella testa. Ti credi un duro e guardi ancora i gormiti, frate sei il primo nella classifica dei falliti. Senza vandarmi ma sono un maestro, in questa roba non sono troppo modesto. Royal Fighter e Justin Marotta sono a voce di strada, venite e fate presto. Ti faccio pezzi che tu non farai mai, mamma mia stiamo sfondando con sto freestyle. Bravo Alessio, complimenti. Grazie. E da dire appunto che hai proprio in questo momento inventato, sì, questo testo. Bravo, sì. Quindi oltre a scriverli te li inventi al momento, sì, è, sì, ed è un grande talento. Bene, noi ringraziamo Alessio Monaco, grazie, in arte Royal Fighter, e Justin Marotta con le canzoni neomelodiche. Io vi do appuntamento alla prossima di Inseguendo un sogno. Royal Fighter, vietato arrendersi. Ci sono persone che per i giudizi altrui impazziscono, vogliono mollare perché non sanno che parole come non posso non esistono. Per me non è giusto vedere persone che a far soffrire ci provano gusto. Se un coglione ti offende non ascoltarlo, e se hai un sogno lotta per realizzarlo, perché non è scritto da nessuna parte che non puoi farlo. Sai, molti dei migliori all'inizio sono stati rifiutati, ma loro continuando a lottare guarda dove sono arrivati, perché tutti gli stronzi incontrati nel cammino li hanno scansati. Fidati che anche in questa vita c'è un senso, e sappi che chi molla ha già perso. Non ti sto facendo la solita morale noiosa, voglio solo farti capire che la vita non ha senso se non lotti per qualcosa. E te lo spiego in questa strofa, la soddisfazione è un'emozione indescrivibile, lotta perché solo se ci credi un sogno è possibile, anche tu che hai passato il tuo tempo a criticare gli altri, puoi migliorarti, non è mai tardi, anche tu se vuoi puoi raggiungere i tuoi traguardi, lotta anche se sei nel ghetto, è questo che mi sono detto, perché ho ancora un sogno nel cassetto. In tanti me l'hanno detto, ma non smetto, anche se non gli piaccio io questo sono, e in ogni caso meglio fare schifo come rapper che non come uomo. Io punto solo al mio obiettivo, perché sono felice solo quando scrivo, quando sto male sta musica è la mia cura, quando ho la penna in mano non ho paura di niente, perché sarò sempre un combattente. Già io lotto anche se lei mi ha detto che solo ghetto, perché oggi mi odia ma ieri dormivamo nello stesso letto. Una vita piena di insidie, dove spesso chi ami e chi poi ti uccide. Non accontentarti di ciò che la vita ti serva, sii il migliore sognatore in tutta questa merda. Lo so che ti senti solo, ma anche da solo puoi spiccare il volo. Se gli altri ti alzano il medio, non preoccuparti, alla stupidità non c'è rimedio. Sappi che il campione non è chi vince, ma chi coltiva una passione, e chi grazie a quest'ultima cerca di farsi un nome. La fortuna non esiste, ma esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. Se hai carte in gioco, mettine quante più ne hai, ma ricorda che la prima cosa che conta è non mollare mai.